Cari lettori, eccoci di nuovo di fronte all'obiettivo per la videorecensione del lettore medio. Io sono Pachito e la proposta di lettura del giorno è questa qua. Il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, L'equazione del cuore, edito da Mondadori. Grazie alla casa editrice per averci dato la possibilità di leggere e recensire questo volume. Un grazie all'autore che ho avuto il piacere di incontrare qualche settimana fa a San Giorgio a Cremano in occasione di una presentazione. Cosa dire di questo libro che ha per protagonista Massimo De Gaudio, che è un anziano professore di matematica che vive su un'isola, quella di Procida, e vive appunto nella sua tranquilla solitudine. Attenzione perché questa è una parola molto importante. Improvvisamente la sua quotidianità, la sua routine silenziosa viene scossa da una terribile notizia. A seguito di un incidente stradale muore sua figlia Cristina mentre suo nipote Francesco lotta tra la vita e la morte ed è ricoverato in un ospedale del nord Italia, posto che appunto lui deve raggiungere poiché unico parente di questo bambino che si chiama Francesco. Francesco che avrà un ruolo determinante all'interno di questa storia, pur rimanendo praticamente sullo sfondo, perché il protagonista è appunto il professor De Gaudio e appunto il professore che cercherà di comprendere che cosa è avvenuto realmente, che cosa appunto ha portato a questo incidente stradale. C'è anche l'occasione per lo stesso Massimo di mettersi in discussione, di capire realmente quanto sia legato a questo bambino. Una delle cose che ho scoperto presentando appunto il libro in un contesto anche molto bello, che è quello della libreria La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano, è che Maurizio De Giovanni si è ispirato appunto all'equazione di Dirac, un'equazione che ha scoperto in maniera del tutto casuale mentre stava lavorando al romanzo del commissario Ricciardi e che in qualche maniera appunto un'equazione matematica che prevede che due sistemi, una volta che sono entrati in contatto tra loro, pur allontanandosi, irrimediabilmente rimarranno in contatto per sempre. E in qualche maniera questa equazione ritorna poi all'interno della storia. Una storia della quale non posso dire troppo perché altrimenti poi rischio spoiler molto alto. Posso però parlare di uno dei personaggi che ho adorato, che è quello di Alba, che è questa ragazza che proviene dall'est Europa, una ragazza che comincia come operaia all'interno di una fabbrica e si trova appunto a diventare la bambinaia di Francesco, anche se in realtà la parola bambinaia è forse abusata perché dovremmo parlare di qualcosa in più. Già perché Alba diventa una sorta di madre surrogata per questo bambino, visto che i due vivono in simbiosi. Ma Francesco, lo scopriremo appunto con lo scorrere delle pagine, ha un legame fortissimo con suo nonno, e questo davvero ha toccato delle corde sensibili del mio animo, perché ho ricordato il mio di nonno, anzi i miei nonni ai quali ero particolarmente legato. Maurizio De Giovanni in questo caso si distacca da quello che è un discorso di lunga serialità alla quale ci ha abituato il commissario Ricciardi, Sara, Mina Settembre, Bastardi di Pizzo Falcone, e questo è praticamente un one shot particolarmente interessante, e un romanzo che insomma ha tra i suoi ammiratori Alessandro Gassman, che vorrebbe, pensate, trasformarlo addirittura in una pellicola cinematografica. Porto al termine la recensione, suggerendo questo libro a tutti coloro i quali hanno già letto gli altri libri di Maurizio De Giovanni, non vogliono assolutamente perdersi questa novità editoriale del loro Beniamino, ma lo suggerisco anche a tutti quelli che hanno il desiderio di emozionarsi con le pagine di una lettura. Mostro nuovamente il libro, eccolo qua, L'equazione del cuore di Maurizio De Giovanni, la videorecensione termina qui, ma tranquilli, torniamo presto con una nuova proposta di lettura. Ciao a tutti!